Lo so cosa pensate. Lo so cosa pensate. Com'è diventato vecchio e grasso, lo so. Ma io vi do il benvenuto lo stesso. Vengo nelle vostre case, nelle vostre famiglie, cara umanità, cari esuberi, come vi chiamavo 2 anni fa, esuberi, ottimizzati, risorse umane, per darvi il mio messaggio di fine anno. Ma io veramente, prima di parlare, di dire cose, io sono in confusione totale, ho un mezzo Alzheimer, la mia mente fatica a trovare una via di buon senso in tutto quello che sta succedendo, non riesco più a capire. Siamo su un elemento di televisione strana, criptata. Doveva essere il futuro la televisione criptata, vi ricordate? Paghi solo quello che vedi, non come la Rai o Canale 5 che la paghi mentre vai al cesso o mentre stai dormendo. Il futuro era questo. Telepiù, e mi ricordo il presidente quando venne qui, venne a casa mia, mi disse: Grillo, è un francese, bisogna fare quelque chose pour la situation, tu dois venir nella mia abitante, che era Telepiù. E ho detto: ma perché? Perché non c'è pubblicità, vieni, vieni. Ho detto: ma è sicuro che non ci sia pubblicità? Sicuro, tu puoi dire quel che vuoi. Sono venuto e non c'è pubblicità adesso? La state vedendo? Si insinua. Arriva, non interrompono ancora il film, ma subito prima, subito dopo, nei documentari straordinari. Perché? Perché c'è un cambiamento, una grande trasformazione, sta succedendo qualcosa di strano. Telepiù era una società normale di televisione, adesso è stata assorbita da una multinazionale che si chiama Vivendi. Pensa che nome. Vivendi. Si chiamava prima Société Générale des Eaux. È la multinazionale che è padrona di quasi tutti gli acquedotti in Europa. Fabbrica acqua potabile. È una potenza sull'acqua potabile. E la Société Générale des Eaux, che si chiama Vivendi, si è fusa con l'Universal. E l'Universal ha comprato Telepiù. Hanno bisogno delle emittenti, dell'informazione, per poter dire fra qualche anno, quando l'acqua potabile costerà 100 volte di più, non preoccupatevi. È il mercato. E il mercato si sta insinuando da tutte le parti. Abbiamo un sacco di televisioni, quindi dovremmo avere un sacco di libertà. Il mercato è l'esplosione di televisioni. Abbiamo 730 televisioni, un terzo di tutto il mondo, e sono tutte identiche. E questa sta diventando come le altre, porca puttana. Non ne usciamo. Si hanno tentato di fare cose, stanno tentando, bellissimo. Allora c'è il canale Palco, ti abboni, vedi film, dopo le 11 c'è il porno. Ti danno il codice di sicurezza per i bambini. Mio figlio mi ha detto: papà, guarda che lo stai sbagliando il codice per i film porno. Non è più quello che facevi prima. L'ho cambiato io. E allora vedi queste robe. Tra una roba giri, il canale, l'immediatezza, la velocità. Passi da Disney Channel a Cartoon Network. Allora vedi Paperino, il Vil Coyote, Nonna Papera. Poi giri, paf, il porno di Siffredi. Rocco Siffredi, pensavo fosse uno struzzo, invece era lui nudo. È una roba, non si riesce a capire. Canali monotematici, ce n'è uno che si chiama, come, aspetta, come si chiama? Il Gambero Rosso, dove c'è una cuoca cattiva, quella con i capelli corti, una sadomaso. È una che gode lei nel far da mangiare, proprio la vedi, ha dei piccoli orgasmi. Secondo me è convinta che alle aragoste faccia piacere essere bollite vive. La vede bollire, dai, che belle chele che c'hai. E poi abbiamo il sogno. La televisione deve essere sogno, tutto si può vendere, non devi far a meno di nulla. Collegati a Wishline, canale 70, e puoi comprare qualsiasi cosa, un panfilo di 180 metri, una villa di 1000 metri quadrati, da 18 miliardi, e ti dicono: perché non te la compri? Ci puoi andare con i tuoi amici, ti rilassi un po'. Tutto sta diventando mercato, soldi, denaro, la trasformazione. Dio mio, le persone che stanno cambiando, non ci sono più. Avete mai sentito uno che si chiama persona o cittadino? Adesso sei, sono parole che sono state sostituite da una parola che io detesto e odio, che è consumatore. Se non sei consumatore non esisti. Consumatore, io me lo immagino uno strano, no? Uno che si... su una bestia, che sbriciola tutto, che si soffia, che socchia, che sbriciola. Il consumatore.
E allora o sei consumatore o non esisti. È una parola talmente totalitaria, schifosa, che ha sostituito due parole che erano persone e cittadini, che invece erano parole che esprimevano uno stato di essere. Sei cittadino, quello che sei, non quello che fai. Ma scusate un po', se uno entra in un supermercato e per cercare di comprare qualcosa e non la trova e esce, è un consumatore, è un morto, non esiste. Noi ce l'abbiamo proprio dentro questa cosa qui. Allora stanno cambiando un sacco di cose, parole nuove vengono fuori, non hanno più senso. Adesso è tutto programmato, la parola programma. Abbiamo i programmi, abbiamo la ricchezza fatta di programmi, l'uomo più ricco del mondo fa programmi in computer, l'uomo più potente d'Italia fa programmi televisivi, la nostra vita sarà programmata. È una meraviglia, chi se ne frega? Ma basta rompersi i coglioni con i figli, le cose, sarà tutto programmato, ci basterà un bello spot che ti insegnerà come educare i tuoi figli. Io ne ho sei, non ci ho ancora capito niente. Io so solo che se mio figlio viene su sano e bravo, ho avuto culo, fortuna. Io non riesco più a concepire, a percepire. Ma Dio mio, nell'anno 1000, il tempo, qual è il tempo oggi? Festeggiamo il 2001, ma l'abbiamo festeggiato il terzo millennio l'anno scorso, un anno prima. Siamo nel 2001 e non è vero. Gli ebrei sono, i musulmani sono nel 1376, gli ebrei nel 5764. Noi nel 2001. Un giorno un altro si alza e dice non è vero, siamo nel 3006. Un altro dice che cazzo dice, no, possiamo essere nel 1200. Più grande presa per il culo. Io non percepisco più dove siamo, cosa sta succedendo. Mi dicono che io sono catastrofico, ma io non. Veniamo al sodo, fatemi vivere con i programmi, bellissimo, sarebbe bellissimo. Chi è che programma oggi la vita? Gli ingegneri. Programmano il DNA, la vita dei tuoi figli, programmano i televisori, i frigoriferi, tutto gli ingegneri. Benissimo, se avessimo seguito il programma di un ingegnere tedesco nel 1932, che si chiamava Hermann Sorgel. Sapete cosa voleva fare Sorgel? Ha scritto un libro bellissimo, Atlantropa. Sono questi sogni che hanno ogni tanto, no? E voleva mettere una diga, fare una diga a Gibilterra e prosciugare in 100 anni il Mediterraneo. Penso che meraviglia, avremo un Mediterraneo, una meraviglia. Potresti andare da Genova a Cagliari a piedi, campi di grano, unire l'Europa con l'Africa contro l'Asia e l'America. Sarebbe stato bellissimo seguire un programma così. Ma bene o male, ma che vengono questi programmi, Dio mio? Ma c'è gente che va in televisione a fare grafici, contrografici, facciamo una diga lì, quattro tunnel lì, spianiamo là. Uno voleva fare un porto in Abruzzo, portare Ancona nelle Marche, un casino, trafori fino a Kiev, 1 miliardo di metri cubi di cemento. Siamo il primo paese produttore pro capite di cemento al mondo. Il primo, 3 volte gli Stati Uniti, il doppio dei tedeschi. Vogliamo fare 40 dighe, 40 dighe in Sardegna, 40 dighe, mi sa, di quel poco, tutto stanno combinando. 40 dighe per trovare l'acqua, per fare l'energia dall'acqua, scompariranno le spiagge. Perché il fiume costruisce, il mare prende. Noi interagiamo con la natura e gli ingegneri vanno avanti, la genetica va avanti. La genetica, guardate com'è strano questo mondo. L'ingegnere vuol perfezionare la natura. Ormai l'agricoltura, quello che mangiamo, ma cosa sta succedendo? Quello che mangiamo, ma porca. Non lo fanno più gli agricoltori, lo fanno ingegneri e avvocati. Allora, se tu prendi una piantina, non so, di basilico, e la vai a comprare, non te la possono più vendere. Dicono, guardi, noi gliela possiamo affittare. Ma se la troviamo, se lei si permette di staccarne un pezzettino e piantarsela per gli affari suoi, i nostri, le avvocati, le fanno un culo così. Ti tocca acchiappare le piantine e piantatele di nascosto come la marijuana. Hanno i diritti le royalty, hanno i brevetti. Allora mi rendo conto che stiamo vaneggiando con questo marketing che arriva. Arriva, io non lo so, ma stanno arrivando delle cose che sono incredibili. Vai a sciare e non c'è neve. E uno dice, lì non c'è neve. Ma no, la facciamo la neve, la facciamo coi cannoni. Allora ci sono già 2000, quasi 2000 cannoni sulle Alpi che sparano neve e non la chiamano neve artificiale.
La chiamano neve programmata. Benissimo. Forse c'è, non c'è neve perché ci sono i cannoni e non viceversa, chi lo sa? Perché tu fai andare i cannoni per fare la neve a elettricità, l'elettricità la fai col petrolio, il petrolio devi bruciare, se lo bruci fai l'effetto serra, si scalda di più il pianeta. È strepitoso e non nevica più. Allora, chi è? Qual è la soluzione? Io non ne ho soluzione, amici, io so di rovinarvi questi ultimi... Beh, avete mangiato cenoni modificati geneticamente, tacchini che piangono, galline che hanno l'esaurimento nervoso, le galline non hanno più il ricordo della cova perché sono nate tutte in incubatrici come pulcini e quando la gallina si siede sull'uovo non riesce più a capire cosa cazzo ci sta seduta a fare, perché dice, ma mi sembrava da migliaia di anni che dovessi fare qualcosa con l'uovo, non si ricorda più! La mucca è pazza, ma ci mancherebbe che non fosse pazza, Dio mio, prova a mangiare tua nonna sbriciolata nella farina che ti danno a mangiare. Le mucche non sono pazze, sono gli ingegneri che sono pazzi. Sapete come ragiona un ingegnere? Sai che attaccano quelle apparecchi alla mucca per farla mungere sempre di più? Questi apparecchi si chiamano Harmony. Fanno fare 10 volte il latte di una mucca normale. Come se l'umanità avesse bisogno di latte, ma c'è un esubero di latte che lo buttiamo per le strade. Perché fanno sciopero per le strade i nostri agricoltori? Buttano latte da tutte le... Non fanno uno sciopero per i soldi o piantano un casino e bloccano le strade. Fanno un casino perché hanno una crisi esistenziale. Non sanno più che cazzo stanno combinando con ste mucche. Allora l'ingegnere ragiona così. Mungendole con gli apparecchi, alle mucche viene la mastite. E l'ingegnere dice, non bisogna curare la mastite, bisogna modificare geneticamente le mammelle in modo che vanno bene all'apparecchio Harmony che abbiamo costruito noi. Quindi la natura che ha 1 miliardo di anni di alta tecnologia è stronza. Noi siamo quelli giusti. Modifichiamo geneticamente la mucca così non avrà più la mastite. È straordinario. E noi viviamo in questi mondi di programmi, di gente che parla. Vogliamo diventare tutti americani. È straordinario come diventeremo tutti americani. Io dovrei avere come mito e come sogno per i miei figli l'America. Che poi perché si chiama America? Quando dicono America gli Stati Uniti, l'America è un'altra cosa. Gli Stati Uniti sono una parte d'America. Dovrei mitizzare gli Stati Uniti. Ma porca puttana. La libertà degli Stati Uniti. Ma dov'è la libertà? Sei libero e stai bene, se sei miliardario, non sei negro e vivi a Manhattan. Per il resto è un po' più un casino. L'economia è lo Stato che ha il più alto debito verso l'estero del mondo. Allora io mi chiedo, il Fondo Monetario, perché va a rompere i coglioni al Messico, al Cile, vanno là e il Fondo Monetario dice, cazzo, non ci dovete dare i soldi, allora non potete più fare queste robe qui. Se non riuscite a darci i soldi indietro, dimezziamo il debito, dovete dimezzare le vostre spese per i ragazzi a scuola, dovete dimezzare la sanità, dovete dimezzare tutto, porca puttana. Perché il Fondo Monetario non va negli Stati Uniti e dice voi dovete dimezzare la spesa pubblica? È quello che ha il debito più alto del mondo, gli Stati Uniti. Ma quale economia? Dicono che hanno, dicono che hanno la disoccupazione al 4%, ma non è vero. Un operaio, un salariato, la maggior parte di milioni di americani vivono con dei soldi che sono meno di quelli che guadagnavano negli anni 50. Sono qualche milione di persone che ha decuplicato il guadagno, ma la massa sono pazzi gli americani. Guardate che stanno facendo delle robe incredibili. Cambiano casa ogni 4 anni, sono zingari, vanno di qua, vanno di là. Disoccupazione bassa, lo so che caso, ci sono i negri che fanno 3 lavori, uno di giorno, uno di notte, uno di domenica, uno appeso, una testa in giù. La libertà, ci sono 5 milioni di persone in galera, e per forza sono un paese libero, hanno il 2% della popolazione in galera, non si è mai vista una cosa così. 5 milioni, hanno 10 volte la popolazione carceraria pro capite rispetto all'Europa, 10 volte. E io dovrei prospettare a mio figlio gli americani, però io so già cosa diranno, e parla d'America, parla contro, sarà un comunista, la Russia, ma non c'è più né comunismo, né destra, né sinistra, il mercato, la grande trasformazione prenderà la Russia, la Russia c'è già la borsa, fanno le speculazioni, c'hanno i fondi pensioni russi che speculano in rubli, vanno in Cile, riducano il Cile a miseria, è una guerra tra pensionati. Dio santo,
E io dovrei vedere il mondo all'americana. Bush giurava sulla Bibbia, giuro sulla Bibbia, che Dio mi protegga sulla Bibbia. Sulla Bibbia c'è il comandamento, c'è scritto non uccidere. Bush ne ha fatto fuori 150 quest'anno nello stato del Texas con la puna di morte. Bush è il più grande serial killer della storia. Dio mio, hanno il Ministero della Difesa negli Stati Uniti. Ministero della Difesa, ma chi li ha mai attaccati? Chi li ha mai bombardati o invasi? Dovreste avere il Ministero dell'Aggressione, non il Ministero della Difesa. Po'. E ho fatto le elezioni. Ecco la grande democrazia, e sui giornali i grandi testa di cazzo di giornalisti che dicono ecco una grande dimostrazione di democrazia, ma la democrazia è quando vive è quando viene eletto quello che ha preso meno voti. Allora io mi affogo in questo momento. Bush è stato eletto e Gore ha preso 350.000 voti più di Bush. Lì puoi fare quello che vuoi, ti compri i voti, le multinazionali vendono, comprano, la cismanata magra, mezzo milione di dollari ora, mezzo milione ai democratici, mezzo milione ai repubblicani, ha pareggiato. Il voto lo vendono, noi siamo ancora più coglioni, ben venga allora un sistema così. Allora lo dobbiamo accettare in toto. Allora io devo andare a votare fra qualche mese, toh! Se io vuoi il mio voto, me lo paghi. Perché io devo dare i soldi con le tasse? E lo Stato deve dare dei miei soldi a dei coglioni di politici, i quali coglioni danno i soldi ai pubblicitari, i quali danno i soldi alle televisioni per fare spot che mi devono prendere per il culo con i miei soldi, eh? Se vuoi il mio voto, me lo compri. Mi metto su internet, mi dai 1.200.000, non voglio mica tanto. 1.200.000 ti venga a dare il voto, ti faccio la tua ricevuta. 1.200.000. E io dovrei assomigliare a una roba. Il mio mondo dovrebbe essere uguale a quello dell'America. Ci ho messo un mese e mezzo per votare. In Tanzania hanno fatto prima. In Tanzania hanno fatto prima. E in Tanzania votare è un casino, devi invitare tre leoni, due coccodrilli, fare un casino. Allora dico, ma è possibile che non ci arriviamo? Hanno votato, Dio mio, andavano a votare in tutti i paesi normali. Votano mettendo una croce su una preferenza. Un trattino, lì votano con la macchina, la più grande nazione del mondo di alta tecnologia, si vota con la macchina, come si vota negli USA? Col buco, devi bucare, c'è una macchina che riconosce i buchi, ma cazzo i buchi possono essere di diversi modi, c'è il buco buchetto, c'è il buco buco, c'è il buco svasato a destra, svasato a sinistra, c'è il buco con stacco del coriandolo, buco convesso, buco concavo. Ma porca puttana, la macchina riconosce solo i buchi. E allora si è presentato un tossico e ha detto, io per chi dovrei votare con questi due buchi? Allora, no, questa è una cosa, e pensate cosa hanno fatto gli americani, sono straordinari. Si sono riuniti una ventina di economisti, ma questa non è una palla. Si sono riuniti e hanno detto, dunque, diamo un costo alla natura. Benissimo? Quanto potrebbe valere la natura? Prendiamo i 20 servizi che ci dà la natura, come respirare, bere, stare al fresco, e come se l'avessimo fatti noi, e vediamo quanto può costare il servizio della natura. E sono venuti fuori con una cifra in dollari, cioè loro danno un valore con i dollari dai un prezzo, non un valore, e sono usciti col prezzo di, la natura vale per gli americani, 40 trilioni di dollari. Un trilione sono 1.000 miliardi di dollari. Il doppio del PIL mondiale, 40 trilioni di dollari. Loro danno tutto in dollari, ma dai un prezzo, non un valore. E allora ecco che il programma acquista una dimensione surreale. Adesso si parla di inquinamento gestibile dal mercato. Allora cosa puoi fare? Puoi inquinare. Se inquini un po' di più, ti dicono tu inquini fino a 100, se fai 102 ti facciamo un mazzo così. Però se fai meno, quella differenza la puoi vendere a qualcuno che ha fatto un inquinamento in eccesso. Si sono riuniti a Kyoto, si sono riuniti all'Aia. E gli americani hanno detto no, noi non ci possiamo stare. E ragazzi, con un presidente che è un petroliere, il papà era un fabbricante d'armi, in borsa le azioni del petrolio e delle armi. Sono andate subito su appena ho letto Bush.
Quindi il Texas è uno dei più grandi stati che producono petrolio. Allora, il discorso cosa? Scambiarsi le quote. Si chiama trading, commercio delle quote di inquinamento. Inquinare era un delitto, inquinare diventa un diritto. Ti scambi le quote. Allora, succede così. Prendo sempre la famosa pianta di basilico marcio che ho qua. Allora, gli americani hanno detto, benissimo, noi ci date le quote, però dovete includere in queste quote di inquinamento anche le nostre foreste, perché un albero ciuccia l'anidride carbonica dall'aria e la trasforma in ossigeno, giusto? Allora, tutte le nostre foreste ciucciano anidride carbonica, allora quella che ciuccia ce la date a noi come quota per inquinare col petrolio, bruciando anidride carbonica. Benissimo. Allora, è straordinario. E come se io prendo questa piantina, la faccio certificare da un notaio, la metto sulla finestra e dico, adesso sulla finestra sta ciucciando CO2 nell'atmosfera. La quota che ciuccia me la scoppio, me la faccio io, posso inquinare la quota che ciuccia, la posso inquinare io con le mie attività. È bellissimo. Però se io da questa pianta di basilico faccio il pesto e lo mangio, allora tolgo anidride carbonica dall'atmosfera e mi faccio un danno perché la mia quotazione di inquinamento cala. Se però io faccio una scorreggia, posso farla la scorreggia, oppure posso vendere il diritto di scorreggiare a un altro che c'ha l'ano che non la trattiene la scorreggia. Capite? Questi sono i ragionamenti. Possiamo fare tutto. Io quella frase più stronza che sento nella mia vita fatta dai grandi economisti è che dicono 1 miliardo di persone vive con meno di $1 al giorno. È una stronzata gigantesca. Primo perché 1 miliardo di persone $1 non l'hanno mai visto nella loro vita. Se hanno visto una moneta era un pesos oppure era un rublo. Ma c'è milioni, miliardi di persone che vivono con molto più di $1 al giorno. Vivono prendendo dall'albero del pane un frutto, pescandosi un pesce. Sono tutte cose non conteggiate nel famoso PIL della ricchezza che noi conteggiamo. Alle Maldive un pescatore si fa una braciola di tonno fresco così, con contorno di legumi nel posto. Il tutto a meno di $1. A Genova le stesse cose ci costano $10. Secondo voi siamo più ricchi o siamo più stronzi? Questa è che nelle ricchezze dei popoli non si conteggiano le economie, quelle locali. Nel Bangladesh ci sono le donne che cuciono le sedie, è un'economia senza scambio di dollaro, senza scambio di soldi. Sono economie importanti. Allora vi dico, qual è la più grande banca del mondo? Quella che ha più soldi o quella che ha più clienti? La Grameen Bank. La banca dei disgraziati, fondata da quella straordinaria persona che è Mohamed Yunus del Bangladesh, ha fatto una banca. Ha detto, cazzo, muoiono di fame, faccio una banca, presto soldi ai distrutti, ai diseredati, a chi non ce li può dare. Ha prestato $30, piccoli microprestiti a gente devastata. Glieli stanno rendendo a tutti. Ha la più bassa sofferenza delle banche del mondo, tutti restituiscono i soldi. $30, $40, ha risolto la fame per milioni di persone, ha 100 milioni di clienti. La più grande banca del mondo, la Deutsche Bank, invece ha 100 clienti con 100 milioni di dollari. La Grameen Bank ha 100 milioni di clienti a $100 l'uno. Allora, queste robe, io ho il clima, si parla, io non riesco più a capire, amici, non riesco più a capire. L'effetto serra, ogni settimana ce n'è uno, e l'effetto serra. Dicono questi schifosi che piove di più. Ma dove? Ma voi avete, c'è qualche cosa? Ma parlate con i vecchi ti dicono, ma è tutto normale. L'alluvione, sì, ma c'è stata anche nel 1962, mi ricordo, il maremoto c'è stato nel 58, è tutto nella norma. Bisognerebbe prendere quel pensionato lì, dargli un calcio nelle balle oggi, prenderlo dopo 10 anni, ridargli un calcio nelle balle, di cosa ti lamenti? È tutto nella norma. Ma allora non si riesce più a capire se è vero. Il cibo lo fanno gli agricoltori una volta, il cibo lo fanno gli ingegneri e modificano tutto. Io non riesco più a rendermi conto.
ed ecco che arriva come il sole, gente che pensa di avere delle idee nuove, come questo qui. Vedete, ogni movimento politico ha dietro un intellettuale, no? Gli intellettuali erano Montesquieu, chi c'era? I grandi Adamo Smith, Davide Riccardo. Adesso c'è questo nuovo genio. Io pensavo che fosse una presa per il culo. Pensavo che nessuno si metta a scrivere un libro così, con un po' di ironia. Chi non ha un po' di autoironia deve scomparire. E allora leggo questo libro, si chiama L'uovo di Berlusconi, di Amedeo Nigra. Amedeo Nigra è l'intellettuale di un gruppo che si chiama Forza Italia, la Casa delle Libertà, queste robe, no? Ed è bellissimo, parla di marketing sociale. Il marketing sociale. Basta, Costituzione, i diritti, la rivoluzione francese, sono tutte stronzate. Lo Stato non deve più essere Stato, lo Stato si deve muovere come un'azienda. L'azienda è lo Stato, uno Stato azienda, e noi non più cittadini, ma azionisti della grande azienda Stato. Cazzo, come se fosse un'idea tua, Nigra, non è un'idea tua, è un'idea di sinistra. Stai attento che se lo sa Berlusconi ti ammazza. Voi siete di sinistra. Lo Stato-nazione era un'idea di Stalin. La miglior società, e la miglior società è lo Stato. Lo diceva Lenin, ma non era neanche un'idea di Lenin. Sono sempre le stesse cose che vengono fuori. Sapete di chi è l'idea dello Stato, società per azioni e il popolo azionista dello Stato? È di un signore, che c'ho la foto qua, me la potete mandare, è questo signore qua. Si chiama Gillette, ve lo ricordate? Quello che ha inventato le Gillette, era un morto di fame che girava, ha avuto questa idea straordinaria della lametta, usa e getta, ha fatto una industria ma immensa, una delle più grandi multinazionali del mondo. Poi nel 1924, 25, mi sembra, gli venne in mente di fare una cosa. E allora invece di andare alla lavagna e tracciare delle robe incredibili, scrisse due libri, la Drift, la Current Drift, la corrente umana, e un altro libro che si chiamava The People Corporation, la gente società. E parlava di marketing sociale. Parlava di rendere gli Stati Uniti una sua operazione ed essere i cittadini azionisti. Andò dalla loro presidente Roosevelt. Roosevelt lo prese e dice: te sei rincoglionito, e lo mandò via. Andò da Ford, si chiusero dentro, dopo 2 ore uscì sconvolto e Ford non gli rivolse più la parola. Dopo questi due libri, il signor Gillette andò nella sua azienda, la Gillette Corporation, e lo mandarono via. Fu licenziato dalla ditta che aveva, dalla società che aveva creato lui, lo mandarono per cartone. Era stato considerato pazzo. Ora io non capisco un cazzo, ma questi qua, quello lì, Gillette, si rovinò scrivendo i due libri che aveva scritto. Questi scrivono queste stronzate qui e c'è anche la possibilità che diventino magari capo di Stato. E allora, Dio mio, io non so, le fobie aumentano. Io non voglio farvi preoccupare, per l'amor di Dio, il mio è un discorso, deve essere un discorso di letizia, voglio che sia un discorso di letizia, voglio che sia un discorso di bontà e voglio soprattutto che sia un discorso di speranza. Io non lo so, credo che noi siamo un po' come i dinosauri. Cosa mi hanno detto i dinosauri quando, dopo milioni di anni che avevano vissuto, a un certo punto si videro arrivare questa meteorite che li avrebbe estinti? Cosa avrà detto il brontosauro? Una stronzata. Ma non fateci caso che è una stronzata, dai, figurati, qua da milioni di anni. Il velociraptor avrà detto: non mi convince a me, state attenti che non mi convince. È un protoscettico. Quando non sei mai d'accordo con la filosofia centrale e cosa, ti dicono che sei scettico. Euroscettico, sei euroscettico. No, io sono incazzato europeo, non euroscettico. E noi siamo un po' come i dinosauri, però non siamo i dinosauri. I dinosauri si sono estinti, ma non se l'erano cercata loro. Noi
non ci estingueremo, cambieremo qualche cosa della nostra natura e va bene. In fondo è il miglior mondo possibile. Comunque il mio messaggio non deve abbattervi. Io sono un ottimista in fondo, quindi io spero, io ho una speranza straordinaria. Quindi che il mio messaggio vi giunga al cuore e vi auguro serenamente di passare un 2001 in letizia e soprattutto nella speranza che vedrete che qualcuno sistemerà le cose. Buon anno. Buon anno.